Perché pulire il gruppo erogatore? Questo è un gruppo erogatore e questa è la sua doccetta. Viene montato in questo modo. Di solito il barista con un pennellino spazzola la guarnizione per togliere dei residui grossolani, ma spazzolando esternamente, come potete ben notare, la sporcizia interna rimane. Una doccetta, seconda doccetta. Per evitare questo, ci serve una procedura che consiste nel togliere il filtro con i fori e inserire un filtro cieco, senza fori, in questo modo. All'interno di questo filtro cieco andremo ad inserire 3-5 grammi di Pulicaf. Andremo poi ad agganciarlo al gruppo e a intervalli di 10 secondi ripeteremo questa operazione per 5 volte. Già dal secondo scarico potremo vedere l'elettrovalvola liberarsi dai residui di caffè, quindi vedremo uscire una crema scura. Bene, effettuata la fase di lavaggio, andiamo ora a fare il risciacquo. Si sgancia il portafiltro, eroghiamo acqua e riagganciamo il portafiltro e ripetiamo l'operazione a 5 cicli di 10 secondi ciascuno. Bene, come possiamo notare, nell'ultima fase di risciacquo dalla valvola di scarico non esce più schiuma. Quindi abbiamo la certezza che il gruppo erogatore sia pulito e risciacquato nel modo giusto. Scarichiamo ulteriore acqua dalla doccetta e sostituiamo il filtro cieco con il filtro con i fori. Agganciamo e a questo punto siamo pronti per erogare nuove estrazioni di espresso. Buon espresso a tutti!